Jerusalem in my heart, siamo qui nella cripta del Duomo di Avellino per assistere ad un evento unico in Campania. Un duo libanese-canadese presenta per la prima volta in questa regione il loro ultimo album, un mix di musica e di arte. Come vedete alle mie spalle c'è uno strumento particolare, ci sono delle pellicole. Grazie a questa puntata di sci e vedrete come saranno fatte funzionare e vedrete come da queste pellicole si sprigionerà anche della musica. Allora non ci resta che augurarvi una buona visione. Luca Caserta, abbiamo alle sue spalle la strumentazione che sarà utilizzata questa sera per presentare, lo ricordiamo come unica tappa campana, questo nuovo lavoro del duo libanese-canadese Jerusalem in My Heart. Siamo qui per presentare in questa splendida location, la cripta romanica del Duomo di Avellino, questo progetto Jerusalem in My Heart, un progetto molto interessante inserito proprio nel pieno dell'avanguardia musicale del momento. Ricordiamo infatti che l'artista principale è stato da poco anche nominato, diciamo, direttore artistico di un festival molto importante che si tiene ad Utrecht ogni anno, quindi diciamo un artista che non solo si occupa della propria progettualità musicale, ma che ricerca anche in altri ambiti e in altri campi, diciamo, tutte quelle realtà interessanti per quanto riguarda questo tipo di musica. Un esperimento che abbiamo tentato in questo luogo, che abbiamo ritenuto noi dell'associazione FITS interessante, che potesse in qualche modo far scattare appunto la scintilla anche di una diversità di culture, non solo musicali ma anche, diciamo, anche religiose, se vogliamo definirle così. Una serata che ricordo molto importante è avvenuta con una grandissima sinergia tra l'associazione FITS e l'associazione Sponsiamoci e proprio lo Spons Festival, che ha voluto appunto accompagnare questo progetto per far sì che gli eventi non succedano soltanto durante l'estate ma che abbiano anche una continuità durante diciamo la parte invernale. Questo tipo di musica, come possiamo definirlo? Oltre che un po' di nicchia, perché ovviamente non è alla portata di tutti, come può essere definito? Beh, sicuramente possiamo definirlo di nicchia, anche se parlando di musica, di espressione, diciamo, io credo che è sempre aperta alla sensibilità di tutti. Ovviamente è un progetto molto interessante che non solo si basa sulla musica ma anche sulla proiezione di quattro proiettori Super 8 con pellicole 16 mm, quindi vedremo una completa interazione tra suoni e immagini montate al momento, quindi anche il proiezionista, che è un regista canadese, Charles Coderre, porterà in campo l'espressione momentanea delle proprie emozioni interagendo addirittura con le pellicole, muovendole, spostandole, attaccandosele addosso, che sarà bello anche vedere questo tipo di espressione. Come vedete questa postazione è proprio la postazione musicale principale, dove tutto avverrà, appunto, dove ci sono oltre agli amplificatori vari, una cosa molto interessante da osservare, appunto, la strumentazione antica, un oud arabo, e quindi la scintilla a cui mi riferivo prima è proprio questa, l'interazione di strumenti classici e quindi di una tradizione portata poi nella modernità attraverso appunto tutta questa strumentazione elettronica. Quindi il principio è proprio questo, è quello che a noi interessa, quindi avere una partecipazione da
da un punto di vista storico e rimodularlo in base alle esigenze del contemporaneo. Credo che ora tutte le espressioni artistiche debbano in questo momento interrogarsi tra questa non frattura, ma appunto su questa continuità tra classico e appunto contemporaneo, moderno, per creare poi qualcosa di veramente interessante e non di puro intrattenimento, diciamo. Sono degli studi, tu parlavi proprio di storicità, dietro il risultato che poi porta ad ascoltare la musica e farla interagire con le immagini. Sicuramente, prima di tutto Jerusalem in My Heart, Radvani, Mohammed, ha proprio uno studio particolare su tutte le fonti del proprio paese. Lui vive in Canada in questo momento, ma essendo libanese ha avuto proprio tutto uno studio sulla tradizione, sui suoni, non solo, ma anche sui testi, e quindi quello che vedrete anche nelle immagini sono proprio un interessante repertorio di immagini legate al suo paese, di volti, anche di immagini molto forti legate alla guerra. Tutto questo è trasferito attraverso suoni, frazioni di suono, beat, frangenti appunto sonori che creano appunto una piena espressività di immagine e di suono per creare appunto un'esperienza visiva e sonora, non un mero e puro concerto, diciamo. Che tipo di pubblico richiama questo tipo di musica, questo tipo di interazione culturale? Poi magari adesso siamo in una specie di backstage, no? Prima dell'evento, vedremo poi che tipo di persone sono venute ad ascoltare questo tipo di musica. Effettivamente abbiamo avuto una richiesta, e questo è molto bello anche, siamo in sold out, quindi non c'è posto, da tutte le fasce di età, quindi dai più giovani ai più grandi, e questo appunto indica il principio, secondo me, di una ricerca molto interessante da parte dei giovani, appunto di apprendere, di comprendere il momento anche nel quale vivono. Io credo che sia proprio interessante, essendo una proposta soprattutto, diciamo, sperimentale, che potesse arrivare in ogni modo appunto alle forze più giovani, che possano comprendere che la musica, appunto l'esperienza artistica, è fatta sempre di grandissimo coraggio, di grandissima interpretazione delle fonti, per poi lanciare ponti e scintille verso il futuro. E comunque abbiamo appunto una platea molto molto variegata, e questo ci fa piacere. Devo dire che tutte le esperienze finora composte dall'associazione FIZ e anche con i sold out dei concerti precedenti organizzati all'auditorium ci hanno dato veramente molto coraggio per spingerci anche sempre oltre. Come è nata la loro collaborazione? We started working together 6 years ago. Stato 6 anni fa facendo dei live, musiche analogiche in posti, luoghi più o meno come quello dove ci troviamo questa sera nella cripta. Site specific locations like here. Che cosa vogliono comunicare con la loro musica? Well, it's with the it's not just the music, it's the ensemble. Non si tratta solo di musica, ma appunto anche di film, e quello che loro vogliono comunicare è questo, insomma. Ci sono una serie di porte e poi sono le persone che scelgono insomma quale porta voler attraversare. Like a we open some doors, many doors, and it's for the person to choose which door to take. L'ultimo lavoro, Jerusalem in My Heart, che cosa vuol comunicare? About the film. Si rifà a un artista degli anni 70, un fotografo libanese degli anni 70, e lui ha fatto praticamente una foto alle foto che poi ha messo insieme in questa nell'opera, insomma, che vedremo anche questa sera. So it's about the artwork and the film you will see tonight.
l'associazione FITS è riuscita a portare ad Avellino un evento innanzitutto unico in Campania, ma molto particolare, che richiama più target di generazioni. L'intento dell'associazione quindi è quello proprio di promuovere eventi culturali come quello di questa sera. E le scelte, diciamo, musicali, le scelte artistiche sono un po' il frutto di una costante ricerca tesa a intercettare un po' i movimenti musicali i più importanti in questo momento storico nel mondo. In questi due anni abbiamo organizzato una decina di concerti che hanno richiamato molte persone. La cosa positiva è che non soltanto, diciamo, ad Avellino, ma anche persone da fuori sono quindi venute, e chiaramente è una cosa positiva, credo, anche per la città, in quanto si crea anche un indotto di natura economica che in questo momento storico credo fa sempre bene. Hai detto che avete organizzato 10 concerti, no? Da quando siete nati come associazione. Che cosa sei riuscito a intuire tra il pubblico di questi 10 concerti? Ci sono giovani, ci sono persone un po' più adulte? Chi ha richiamato? Diciamo, il nostro pubblico è un pubblico abbastanza, diciamo, composito, nel senso vario, ci sono più persone, c'è la signora sessantenne, c'è il ragazzo di 18 anni, poi dipende anche un po' dalla proposta musicale. La cosa positiva è che rispetto al primo concerto, quello che io noto è che ora c'è una certa facilità, nel senso all'inizio era un po' più difficile, nel senso richiamare il pubblico, quindi lavoravo un po' con gli amici, nel senso ora adesso vedo che i concerti funzionano in maniera molto più, diciamo, come si può dire, un po' più in autonomia, sì, c'è una certa autonomia. Qual è stato il primo concerto che avete organizzato? Un concerto Robin Hitchcock in un locale ad Atri Pub, da un artista inglese abbastanza famoso che comunque ha richiamato molte persone anche da fuori. Dopodiché abbiamo fatto il Lamb Shop al Conservatorio, è stato il primo concerto che abbiamo fatto al Conservatorio, poi altri sempre al Conservatorio, anche se la nostra idea è sempre di cambiare un po' la location, anche trovare un posto nuovo chiaramente che possa chiaramente attirare sempre più persone e così incuriosirle. Rita Labruna, associazione Sponsiamoci, spieghiamo al nostro pubblico che cosa c'entra in tutto questo, nella presentazione di Jerusalem in My Heart, lo Sponsor Fest. L'obiettivo era quello di andare oltre il periodo di agosto, la settimana dedicata allo spons, e di creare una sorta di collaborazione, come è stato una settimana fa. Abbiamo avuto un'iniziativa proprio a Calitri col Godot e questa volta qui nella cripta con l'associazione FITS per questo concerto, perché il nostro obiettivo è anche quello di valorizzare soprattutto i luoghi, un luogo bellissimo come questo che è la cripta, che durante tutto l'anno è luoghi che vengono, diciamo, chiusi e riaperti al pubblico per restituire la bellezza di luoghi comuni e andare oltre, diciamo, anche quei confini che possono essere il territorio di Calitri, ma cercare anche nuove sinergie e portare, diciamo, il discorso di quello che si fa, il messaggio dello spons anche in altri contesti, come può essere quindi la città di Avellino, che fino ad oggi, diciamo, questa è la prima volta che come associazione Sponsiamoci siamo qui, quindi abbiamo portato di qui questa esperienza e questa collaborazione. Questo per il concetto che non esistono campanili, quantomeno nella cultura, nella musica, insomma, non bisogna limitarsi ai confini territoriali. No, infatti il punto è proprio questo, di non chiuderci sostanzialmente in dei recinti o dei confini geografici, ma anche perché durante la settimana
diciamo estiva dello Spons, vengono persone da tutta Italia, anche fuori Italia, quindi la capacità di restare, di creare attenzione su territori dell'Altirpinia, in questo caso stasera di Avellino, di questa bellissima cripta, in momenti in cui i riflettori sono spenti, perché in estate è molto più semplice magari avere un turismo di ritorno su quei territori, su questi territori, mentre in inverno è anche più difficile ritrovarsi con una quotidianità, con le difficoltà insomma della spettacolarizzazione di alcuni eventi. L'esperimento è riuscito, come vedete alle mie spalle c'è la strumentazione che il duo libano-canadese ha utilizzato per affascinare le persone che sono corse alla cripta del Duomo. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata di Scie su Prima TV.